Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel complesso della monumentale Via Crucis del Messina, proprio dinanzi alla stazione numero 5, dove vedete il Cireneo che aiuta Gesù, che è in ginocchio, a portare la croce, è proprio Padre Pio da Pietrelcina, questa bella intuizione di questo scultore che ha realizzato queste bellissime opere. Oggi per raccontarvi quello che accadeva nel convento di San Giovanni Rotondo con i tanti pellegrini, in particolar modo con delle mamme. Eh sì, perché si trattenne una volta presso la chiesetta di San Giovanni Rotondo e per parecchi giorni una mamma piena di speranza e di speranze per la propria figlia. Desiderava tanto che Padre Pio convincesse sua figlia a fare un buon matrimonio, convinta che con ciò la figlia si sarebbe assicurata un avvenire. Allora, caspita, è tutt'altro che una bambina ormai. Esclusione, continua esclusione della forza di un ideale e con il principio, racconta proprio padre Alessandro Aripa Bottoni nel suo libro Padre Pio racconta e dice, con il principio dell'esclusione tutto capiva quella mamma, ma non il non indifferente, particolare, che la forza di un ideale sostiene già di per sé tutta una vita. Si tormentava invece pensando che la sua vita sarebbe venuta meno e allora veramente sua figlia si sarebbe trovata sola, da sola al mondo. Le mamme, si sa, non vivono sempre. Il ragionamento di quell'ottima signora, umanamente parlando o considerando, non faceva una piega, ma non aveva le ali, racconta padre Alessandro. La figlia non pensava affatto, poco le importava del tempo passato, presente, e tantomeno pensava all'avvenire. Se vivono gli uccelli nell'aria, vivranno anche le creature del buon Dio. Avvenne però che mentre la madre attendeva il suo turno, arrivò quello della figlia. Ed è costei che proprio padre Pio, con una certa serenità benevola, la riempì di contentezza. Non so perché, disse padre Pio alla figlia, le madri hanno tanta fretta di sacrificare le figlie. Fu gioco forza alla gentile signora, appena la figlia le riferì le parole di padre Pio, girare al largo con simili problemi e senza pronunciare un deciso fiat voluntas, cominciò così a sdrammatizzare l'idea di vedersi fiorire intorno una figlia zitella. Da quel giorno difatti iniziarono a vivere felici, contente, proprio come se una favola nuova le ispirasse loro. Quella non fu la sola, l'unica volta nella quale padre Pio dimostrò a tanti di intendere fino a quel punto l'autorità si stemperi di fronte al sacro diritto della libertà interiore.